felicissimi. Sei una ragazza, che tu lo passi qui con noi. Non ti aspettavi Fiore di Alfio, sorpresa in rappresentanza a tutti noi. Barbara, tanti cari auguri. Grazie, grazie di cuore. Una bella età, bellissima. Io ci sono già passata da mo', però è veramente bella. Barbara De Nigris, tra poco a festeggiare il suo compleanno e anche a cucinare per voi, dopo la reclame. Festeggiamo il compleanno della bella Barbara De Nigris con un bel filetto di manzo in crosta. Sono ancora emozionata. Ecco, stavamo parlando dei bellissimi vestiti che Barbara ha e che sono tipici, no, proprio della tua zona, sì, no? Infatti, proprio belli, belli, belli. Esatto. Allora, che lei iniziamo, tu metti anche al ristorante, tu mi metti, esatto, sempre, sì, io ce l'ho, non solo qui. Posso fare gli auguri ai miei fratelli? Certo, ecco perché la cosa. Noi lavoriamo insieme da 4 anni. Oggi lei dice: vorrei fare gli auguri a mio fratello gemello. Ma com'è un fratello gemello? Voi sapevate che lui aveva un fratello? Guardate, guarda tutti. Come no? Tu sì, sono Sal. No, io lo sapevo. Quindi fai gli auguri a tuo fratello gemello. Sì, ma anche a mio fratello più grande. Perché tutti sono nati lo stesso giorno. Siamo nati tutti il 15 dicembre. No, vabbè. Ma incredibile. Come si chiamano i tuoi fratelli? Marco e Paolo. Marco e Paolo. Quindi tu sei l'unica femmina, l'unica ragazza. Auguri, tutti i sagittari qua siamo. Anche Sal, anche io. Natanti di sagittari. Esatto. Allora, di questo io ho un bellissimo ricordo. Ho scelto questo perché adesso ti esatto, spiego. Tra tutte le ricette che tu hai, una ricorrenza in casa De Nigris il 15 marzo, che celebravano i suoi genitori, perché sì, nascono tutti nati esatto, il 15 dicembre. Cioè, una festa perché 9 mesi dopo. No, siamo tutti settimini, quindi devi andare avanti di 2 mesi. Ah, pure! Ah, ecco, vedi. Devi andare avanti di 2 mesi. Però oggi è 15, se mi permetti faccio gli auguri anche a Sofia, mia nipote. Vedi, madre incredibile! Quanti sagittari! Vedi che bello! Tutti bei caratteri sagittari. Vero, vero. Solari. Allora, io scelto. Ecco, allora, abbiamo scelto detto questa cosa. Ho scelto il filetto di manzo. Intanto è uno dei pezzi di carne che mi piace di più in assoluto. Quindi se devo scegliere un piatto per il mio compleanno, scelgo il filetto di manzo al sangue. E poi perché io. Aspetta. Grazie. Grazie di più. Sto attento da Matti, Oggi gentile. E poi perché? E poi perché è uno dei primi piatti che mio figlio ha fatto, Teseo, il cuoco, che ha fatto a scuola Bressanone. Quindi l'ha replicato al ristorante, all'epoca avevamo un ristorante a Carezza, l'ha replicato al ristorante e io me ne sono innamorata. Quindi ogni tanto me lo faccio cucinare. Oggi lo faccio io. È bravo Teseo? Molto. E allora devi portarcelo, qualche volta vieni a cucinare con lui. L'altro tuo fratello non fa il cuoco, fanno tutti gli altri. No, Teseo è mio figlio. No, lo so, ma gli altri tuoi fratelli non fanno il cuoco. No, nessuno dei due, fanno tutt'altra cosa. E allora ci porti Teseo? Porto Teseo. Dai, ecco. Allora, qui cosa hai messo? Perché ho visto allora, che qui ho messo per la composta di mele. Sono mele, giusto? Sono mele ranette. Beh, per forza. Per la composta di mele abbiamo messo la senape, il vino bianco e un goccino d'aceto. Non l'ho mai vista fare la composta così. Sì, perché diventa salata e per accompagnare comunque le carni, gli arrosti. Quindi, hai capito? Andiamo. Quindi per accompagnare gli arrosti allora abbiamo messo le mele tagliate a dadini, un po' di senape, un bel cucchiaio da minestra. Un bel cucchiaio. Una bel cosino di aceto, di vino bianco, giusto? Tanto così. E poi cosa c'è aggiunto? E poi andiamo a fare un po' di caramello veloce con un goccino di burro che mi sono rubata da qua, perché ce ne serve proprio appena, con lo zucchero di canna. E abbiamo messo un cucchiaino di zenzero, così gli dà un po' di spinta. Anche lo zenzero, quindi dentro le mele. A questo punto, una volta che lo zucchero si è sciolto, andiamo a mettere semplicemente le mele che abbiamo tagliato, la mela ranetta perché è bella asciutta, quindi va bene per le salse. Quindi le copriamo così, le copriamo col coperchio e le facciamo andare una decina di minuti. Ok, perfetto. E questo è il primo passaggio di accompagnamento. Andiamo a fare una cosa di cui i miei figli ne vanno ghiottissimi. Andiamo a fare le cipolline in agrodolce, però le cipolline, quelle, sai quelle cipolline semplici da insalata di riso, esatto, che non si sa mai come usarle? Ecco, quelle lì. Così. Quindi metti burro e zucchero. Quindi mettiamo burro e zucchero e nel frattempo le faccio andare un attimino.
Che io sono sott'aceto. No, sono sott'aceto. Sono già sott'aceto, per cui l'agrodolce è in automatico. Esatto. L'agro c'è già. Hai fatto una bella domanda, però, perché io stavo per chiedere, ma l'aceto invece no. Perché da qua non le vedevo. Esatto. No, dopo andiamo invece a mettergli un goccino di aceto balsamico, così insomma si aromatizzano un po', perché l'aceto invece ce l'hanno già. Quindi, e questo qui è un altro passaggio. Adesso lo facciamo sciogliere un pochino e poi andiamo a finire di completare questa cosa. Andiamo a fare la gratinatura del filetto con il burro, bello freddo, vedi che si spacca perché è bello freddo, con il pancarè, quindi burro pancarè. Per fare la panatura, no? Esatto. Giusto? La crosta. Ok. Burro pancarè, un po' di noce moscata. Dov'è la noce moscata? Dove l'abbiamo messa? La prendo, guarda. Un po' di noce moscata. Intanto buttiamo, vedete, le cipolline nel burro e zucchero. Le cipolline sono già acetate, perché sono quelle sottacete, quindi è perfetto. Un po' di noce moscata. Sì. E andiamo a frullare. Vabbè, io ti frullo, dai. Oggi non devi frullare il tempo. Adesso ci manca il burro. Perché ci manca un pezzo di burro? Burro! Ah, forse ce l'abbiamo in frigorifero. Burro! Burro! Perché qualcuno l'ha portato via. Io mi manca un pezzo di burro. E lo troviamo. Daniele, c'è un pezzo di burro, professore? Guarda, te lo presto io. No, chiedilo, no, ma lo voglio indietro, non preoccuparti. Quella là ride già. No, serve a me. Serve a te. Prendilo. Che noi l'abbiamo esagerato, l'abbiamo messo tutto. No, abbiamo... Non ho visto una ciotola. Lo voglio indietro e dopo? Sì, ecco. Questa panatura va bene? Questa panatura è perfetta. Dove la metto? Qui adesso andiamo a mettere il formaggio grattugiato. Ah, ecco, nella panatura, vedete? Che sembra quasi una frolla. Quindi abbiamo messo burro, pancarré e formaggio grattugiato. Andiamo a mettere un pizzico di sale, un pizzico di pepe, poco sale perché abbiamo già il formaggio. E andiamo a farlo riposare un po' in frigorifero, ma noi lo utilizziamo, insomma, non abbiamo. Tanto deve soltanto essere freddo, essere usato da freddo. Ma avevamo il burro molto freddo. E quindi va bene. Ma che bravo. Io. Ma bravo, Alfio! Qualcosa hai imparato. Adesso cosa mettiamo? A questo punto andiamo a mettere un po' di aceto balsamico. Ok. E le facciamo andare. L'aceto balsamico va adesso, quindi sì, va ad aromatizzare l'agro. Esatto. Ecco, rafforziamo l'agro. Rafforziamo, ma poi comunque il profumo dell'aceto balsamico rimane, contrasta quello dell'aceto normale. E queste qua vanno avanti per conto loro. Adesso andiamo invece a occuparci dei filetti. Che adesso è una delle poche volte che lo faccio io anziché Teseo, perché questo è quello che mi prepara sempre Teseo. E vabbè, dai, ma ci arriveremo anche noi, eh. No, perché sa che mi piace, insomma. È giusto. Grazie. Vabbè, ma con le mani. Sono emozionata. È emozionata. No, sono emozionata. Sono emozionata. È giusto. Allora, a quanto mi manco? Una volta a settimana. È venerdì oggi, quindi. È la tassa Mariah Carey questa. Solo se voi ricordate cosa c'è stasera. The Voice Kids! Semifinale! Ma non c'è un kid che alla semifinale mi canta con le mani, per esempio? Non lo so, può essere tutto. Ha portato il dopo, il prima e il dopo. Fai vedere, prima, fai vedere. Prima, qual è il prima? Questo. Ma il dopo, questo. Il dopo è quello lì. Bravo, bravo. Perché la composta di mele naturalmente si deve sbriciolare. Questa andiamo a frullarla. Anche se dai, è già praticamente frullata. Sì, però deve essere bella cremosa. Quindi noi la facciamo perché...
Dov'è il ciabattino qui da là? Proprio lo metto, eh? Bravo. Abbiamo questo, sì. Eccolo qua. C'è. No, non lo vedevo. Via. È il tempo delle mele, caro maestro. Ormai mia figlia ha il tempo delle mele. José ha il tempo delle mele. Noi. Ma Emma è coetanea di Glauco, del mio secondo. È del 2009. José è del 2009. Tutti siamo del 2009, è stata un'annata pazzesca, capito? E quindi adesso il tempo delle mele è loro, Giovanna, noi. È sempre al telefono. Ma lui chiama o scrive secondo te? No, entrambe le cose. Però non so mai con chi. È sempre un amico. Poi quando chiedo, scusami Mael, ma con chi si parli? Ah, cosa vuoi sapere? Ma non ti risponde con nessuno? Oppure con nessuno? Con nessuno. Con nessuno. Allora, andiamo a spennellare il filetto. Io ne ho due di adolescenti a casa, quindi... Sì, perché Danae è 2010, mia sorella, quindi... E qualche amico anche, ogni tanto. E cosa fai? Come li gestisci? No. Dai, i maschi non sono più carini con le mamme? Sono più carini con le mamme, è vero. Sì, insomma, dice Giovanna, non lo so. Però, vabbè, cambiano. Però in genere i maschi con le mamme sono più carini. Sì, le femmine invece... Allora, questa carne la lasciamo riposare, la spennelliamo con la senape. La lasciamo riposare. Una volta che ha riposato il suo tempo, quei 5 minuti, andiamo a mettere questa crosticina. Ecco, la crosta che non capivo. Vedete, questa crosticina che è fatta con burro, pan carré e formaggio grattugiato. Sale, pepe, noce moscata. Sale, pepe, noce moscata e la mettiamo sopra così. La mettiamo così. Ma questa è facile, Gio, guarda, abbiamo fatto le bistecchine col burro, questa bella pannatura la mettiamo nel forno, no? Esatto, la mettiamo nel forno e la facciamo... Dov'è Alfio? Quindi il filetto deve essere molto crudo, vero Barbara? Cioè appena scottato. Guarda, sì, appena scottato. Troppo. Ok. Stavo pensando che tante canzoni di Sanremo in realtà non le abbiamo ancora utilizzate nel pieno del loro potenziale, perché per esempio Cenere diventerebbe l'abbiamo spennellata con la senape. Maestro, io ci penserei. Ecco. Vabbè, è come quella di Elodino? Sì, adesso ci lavoriamo io e il maestro. Va bene, lavorateci, dai. Allora, dal fondo del nostro filetto abbiamo ricavato semplicemente... Il fondo bruno. Il fondo bruno, ma semplicemente con un po' di amido di riso. Adesso, a questo punto, dobbiamo andare a prendere i filetti gratinati. Guarda, vedete, dovete semplicemente scottarli, perché sennò si cuociono troppo, no, durante la gratinatura. Alfio, ci sei? Ecco. È una gratinatura buonissima, perché c'è il formaggio grattugiato, c'è il pan carré, c'è il burro. Quindi è una roba seria, eh. Guarda che bello. Quindi il fondo, un po', che tu hai detto, col sughino del filetto, l'hai allungato con un po' di vino? No, perché dopo, quando la carne comunque riposa, lascia tutti i suoi succhi, quindi l'ho soltanto addensato con un po' di farina di riso. Ok. E a questo... Poi le nostre cipolline in agrodolce le abbiamo capite, facilissime. E adesso ci mettiamo anche un po'. Abbiamo la composta di mele che abbiamo visto. Adesso... Questa è molto interessante. Questa è molto buona sugli arrosti, da accompagnare un po' tutte le carni. Il radicchio che fa da contorno. Il radicchio che fa da contorno, così le andiamo cipolline. A metterci le nostre cipolline. Teseo, devi essere contento della mamma, hai rifatto la tua ricetta benissimo. Un po' di cipolline. E poi invece su queste indivie andiamo a mettere la nostra composta. È giusto, vedi? Quindi l'endivia gialla composta di mele. E andiamo a prendere un cucchiaio. Oggi non trovo niente, vabbè, ma i fiori mi hanno il mio compleanno. Perdonatemi. Vedi? Beh, normale, eh? È normale. Poi diciamo che le cifre tonde si compiono soprattutto... Io le compio, basta, adesso basta. Non le compio più. Diciamo che si compie una cifra tonda. Esatto. Si festeggia la cifra tonda più importante una volta e poi basta, non si contano più gli anni. La cifra più importante sono i 40 anni. Anto, Biagio è 3 anni, eh? È 3 anni che non compie gli anni, lui. Biagio. 3 anni che non lo dice. E anche fatto gli auguri quest'anno. Sì. Anche Giovanna è una ragazza. Giovanna, sì. Giovanna. Guardate che meraviglia! Bellissimo
primo piatto, filetto di manzo in crosta riduttivo, perché qui c'è tutto, ci sono le cipolline in agrodolce, c'è la crosta, c'è la composta di mele, prendete appunti. Grazie Barbara De Nigris e ancora auguri.